Con l'intervento del segretario generale della CGL Guglielmo Epifani restano accesi al Palacongressi di Montesilvano i riflettori sul congresso nazionale della Fiom, per la seconda volta consecutiva ospitato dall'Abruzzo, anni durante i quali, sottolinea amaramente il leader regionale dei metalmeccanici CGL Nicola Di Matteo, lo scenario per i lavoratori del comparto in questa regione non è cambiato che in peggio. Chiaramente da quattro anni a questa parte la situazione in Abruzzo è veramente una situazione precipitata, non soltanto per quanto riguarda il terremoto, adesso Fegadelle ha fatto il punto sul terremoto, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la crisi, una crisi che ci attanaglia ormai in tutti i settori, a iniziare dal nostro. I dati sono tremendi. E li abbiamo ricordati insomma, in questi mesi, in tutte le iniziative fatte dalla Fiom e dalla CGL, li stiamo confermando, purtroppo, anche perché all'orizzonte non si intravede granché. La Fiom abruzzese chiama per l'ennesima volta in causa il presidente Chiodi ad assumere, come gli altri governatori, un proprio ruolo nella partita nazionale sul futuro dell'automotive. La preoccupazione che scuote la Val di Sangro riguarda in particolare i nuovi piani industriali del gruppo Fiat, che Marchione illustrerà nei prossimi giorni in una kermessa all'ingotto. Faremo eh, in tutte le regioni una, una, un presidio, anche lì, dove si terrà all'ingotto questa iniziativa che è europea, anche con gli americani e con gli altri sindacati europei, per ricordare la situazione eh, in tutte le regioni di tutte le, 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 diciamo, le realtà che hanno difficoltà quelle che già sono state chiuse e annunciate eh, termini e ma anche quelle come Sevelle per esempio che hanno ormai un piano industriale dimezzato che eh, ha una società che non si riesce a capire se durerà, quando durerà rispetto ai francesi ecco, andremo a denunciare queste cose e io credo che eh, sarebbe opportuno, sinceramente, nei prossimi giorni, ma per non dire le prossime ore, che eh, il governatore Chiodi ci convochi realmente per iniziare a ragionare, a far capire realmente come sta la situazione anche in Abruzzo.